Elezioni amarissime per la Lega Nord, anche in Veneto. La sconfitta a Treviso, ha detto l'ex sindaco Gentilini, segna la fine di un'epoca storica. Di sicuro per il Carroccio una pagina nera, che però il segretario veneto Flavio Tosi non vuole drammatizzare. Si è perso non perché il centro-sinistra abbia sottratto voti all'area del centro-destra, ma perché nel crollo generale dell'affluenza il centro-sinistra, che ha un voto più ideologico, più fidelizzato, ha mantenuto più elettorato, il centro-destra Lega ne ha perso molto di più. Il che non è una giustificazione, è un problema serissimo che dobbiamo porci tutti, perché questo è un sintomo di sfiducia generale nella politica, in quello che si doveva fare e non si è fatto al governo del paese, tutte le parti, perché al governo ci sono stati un po' tutti. Ed è ancora più preoccupante se si pensa che si parla di elezioni comunali, dove magari non ti aspetti che la gente non vada a votare, quindi vuol dire che veramente il clima è pessimo. Quindi bisogna che la politica sappia recuperare fiducia portando a casa i risultati, quello che serve, quello che va fatto, che non è mai stato fatto, adesso bisogna farlo. Questo cambia le strategie di Tosi e magari anche della lista Tosi? Ma il modello delle civiche comunque ha dimostrato in queste elezioni che le civiche sono andate bene ovunque, spesso sono primo partito, in moltissimi comuni il sindaco ha la sua civica di riferimento. Pensiamo a Gentilini, per dire, nonostante la Lega non abbia avuto la riconferma di Giancarlo alla guida di Treviso, però ha fatto uno strepitoso risultato personale. E quindi vuol dire che le liste che fanno riferimento a persone credibili, agganciate ai partiti politici tradizionali, possono essere, diciamo, la via d'uscita corretta, ripeto, solo se però dai dei risultati, perché oggi per fortuna i cittadini ti votano se fai le cose, se non le fai ti mandano a casa.